Intanto ancora non è iniziato il lavoro degli ispettori dell'OPAC a Douma, la città del presunto attacco chimico. Allora andiamo in diretta da Istanbul con la corrispondente Lucia Goracci. Lucia. Ebbene sì, per la televisione siriana non ci sono altre notizie che il costante sostegno al regime, queste le manifestazioni che sono tornate in piazza Damasco e la diretta fiume della TV di Stato. Ma lo dicevi, è giallo sulla missione degli ispettori internazionali che non è ancora cominciata nonostante siano da sabato scorso, proprio dal giorno dell'attacco a Damasco. A lanciare l'allarme è la delegazione britannica nel team che dice non ci viene consentito l'accesso alla Duma, un accesso che invece deve essere incondizionato che la Siria, ma anche i russi, il loro alleato sul terreno, collaborino. Cosa devono fare gli ispettori? Devono fare indagini biometriche, autopsie sulle vittime dell'attacco di cui gli americani, i francesi e gli inglesi si dicono convinti che ha scatenato la loro ritorsione. Devono indagare il terreno, l'atmosfera, ed evidentemente sono tutti rilievi che il passare dei giorni compromette notevolmente. Per gli americani c'è il rischio che i russi vogliano inquinare le prove. I russi dicono questo ritardo è da attribuire invece al vostro attacco. Una nebbia di guerra nella quale si inserisce anche la notizia, la dà il New York Times, secondo la quale l'esplosione di due notti fa ad Aleppo, conferma, dice il New York Times, un funzionario militare israeliano, sarebbero proprio da imputare a Israele e dirette contro gli iraniani in Siria. Linea a te in studio.